Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta per un nuovo appuntamento con Voglia di Spezia. Il giorno dopo l'amaro pareggio delle Aquile contro il Bologna, un punto che muove la classifica, è vero, ma che lascia davvero tanto amaro in bocca per come si è concretizzato. È vero che alla fine il Bologna ha sbagliato un rigore, ma lo Spezia ha praticamente dominato la partita e a lunghi tratti ha sfiorato addirittura il terzo gol. È la Serie A, dobbiamo farlo presente, ci dobbiamo abituarci e questo è il massimo campionato italiano. Lo Spezia mantiene comunque un vantaggio di 4 punti sul terz'ultimo posto, sta giocando il Torino con la Roma, mi confermi, Roma in vantaggio sempre 1-0, Enrico? 1-0. 2-0? Bene Calcio di rigore. bene per lo Spezia, diciamo così, e Torino in 10 Mi è uomini. rimasto subito in 10 gol, devo dire un'espulsione Va bene, assolutamente un comunque po' noi esagerata, possiamo anche però essere contenti per questo. per ora Ciao sono Enrico, dietro. ben ritrovato. Buonasera a tutti. Tra l'altro ieri Gianluca mi diceva, Gianluca Capellazzi, editore Spezia Confidence, al benvenuto. Buonasera, Mi grazie. diceva Gianluca che ha visto dopo le Aquile e ha notato quel siparietto con Mister Italiano, a distanza. È stato... È Ma bisogna anche stato... No, spiegarlo no, però. no, no, però Ma poi adesso io ci non lo torniamo. rispiego, ma gli dico alla regia di farlo rivedere, poi lo spieghiamo. Sì. Aspetta, Sì, ok, regia, facciamo pure mandiamolo in vedere. onda, Facciamo rimandiamolo in pure vedere. onda. Il siparietto di Lazzari con Mister Italiano, eravamo ieri in diretta, vai. Anche stasera, cambiando alcuni interpreti, la partita comunque è stata giocata in maniera positiva e quindi, mister, Cosa che devi dire? Una squadra di pazzi può concedere tutti gli importi alla Cosa dice Mister Italiano Enrico? Avversari ci hanno concesso 20 di rimporto, noi ne abbiamo fatto solo 5, noi abbiamo concesso 2 palle gol e ne abbiamo messo 5 gol, vuoi giocare diversamente? Ti posso mandare qualche video di qualche squadra che c'è in questa categoria? Noi che giochiamo in quel modo lì, No, io non sto mica dicendo questo io. C'è un colloquio interessante tra Lazio e l'italiano, è giusto, seguiamolo perché noi non stiamo riprendendo niente che Facciamolo possiamo anche sentirlo. intervenire, facciamolo No, ma io intervenire. sono d'accordo con te, assolutamente, io sono d'accordo con te, Vince. D'accordo. Ciao Vince. Enrico, riassumici che cosa ha detto No, Vince di Soriano. il colloquio era questo, insomma, lui ha sentito. Perché non può Ha parlare ai nostri sentito le microfoni parole. per motivi legati alle dirette Sky, però riassumici il pensiero. No, niente, lui praticamente ha detto che, cioè, ha fatto un intervento nei miei confronti, ma in realtà non ce l'aveva con me, ce l'aveva in generale con chi dice che lo Spezia si deve difendere di più. Cioè, lui ha detto: se ci difendiamo di più, probabilmente prendiamo molti più gol di quelli che stiamo prendendo, e quindi lo Spezia deve giocare così perché è l'unico modo che ha per giocare. Ecco, il siparietto curioso di ieri tra il nostro Enrico e Mister Italiano. Ecco, Enrico, col senno di poi, il giorno dopo questo pareggio, che cosa c'è da dire? Siamo sempre d'accordo con Mister Italiano oppure un pullman davanti alla porta negli ultimi 10 minuti sarebbe comunque servito per fare risultato? Perché qualcuno lo ha Le scritto cose quest'oggi, brutte. no? No, intanto spiego un attimo. Allora, poi ci siamo sentiti oggi con l'allenatore. Lui non pensava che fosse in diretta, pensava che io stessi per scendere perché ero Vabbè, proprio ma è stato bello per all'imbocco delle quello, è stato scalette, bello, è no? stato bello. Allora lui mi ha rivolto la parola pensando che io stessi scendendo. Invece poi si è accorto dopo, forse, che io ero in diretta televisiva, allora oggi poi gliel'hanno detto, gli hanno fatto fare uno scoop, siamo andati in diretta. Ma lui era lì, diciamo che non è che si è anche un po' scusato perché dice: dopo la partita io sono spesso, insomma, un po' così agitato, quindi ci sta che magari mi scappano anche cose, però in realtà non ha detto niente di Ma anche perché particolare. ieri davvero Ha detto: hanno c'era da fatto essere due tiri, nervosi hanno fatto, è vero, nel beh. primo tempo forse due o tre situazioni il Bologna l'ha create, ma l'aveva creata anche lo Spezia, ci ricordiamo solo la palla sbagliata da Estevez davanti alla porta, cioè lì il gol è già fatto praticamente, ancora di più di quello di Barrow con quel diagonale che c'erano due uomini sulla riga, forse potevano anche prenderla. Io credo che possiamo discutere 1.000 volte queste partite. Nel calcio, secondo me, soprattutto in Serie A, dove ci sono anche dei talenti, perché Barrow è un talento,
è un giocatore che ha ragione un po' Mihajlovic a dire un po' mollo, perché in realtà una volta sbagliato il rigore, se lui ci va determinato sulla respinta del colpo di testa, probabilmente fa gol. Invece si è andato un po' mollo, è vero che comunque l'ha colpita, ma il portiere ha avuto il tempo di trovare e di pararla. Quindi noi ci dobbiamo aspettare ogni volta, cioè rispetto anche alla B dove eravamo prima, che magari quando facevi il 2-0 quasi sempre era vinta la partita, ci dobbiamo aspettare che l'avversario possa avere dei colpi. Io mi ricordo proprio una partita molto simile a questa, proprio del Torino, che è una squadra di quelle che nei primi tempi è seconda in classifica, oggi ci si avvicina, perché adesso loro oggi nel primo tempo saranno una sconfitta, sì, avranno una sconfitta, noi tre. Che non vale niente, no, purtroppo. Non vale niente, ma fa capire, fa riflettere che poi c'è qualche motivo per cui nei secondi tempi la partita, dici, con la Lazio, Torino-Lazio, esatto, come addirittura il Torino vinceva, la Lazio ha pareggiato negli ultimi minuti e poi addirittura al 97esimo ha vinto su rigore, quindi una beffa atroce che per fortuna a noi non si è verificata, e questo lo prendo come un segnale un po' positivo, speriamo, perché magari girerà un po' meglio, perché se ci gira sempre così è dura, perché devi fare 3-4 gol ogni volta. Poi il 3-2 psicologicamente ti avrebbe ammazzato. Ti avrebbe ammazzato, avrebbe galvanizzato, vabbè, il Bologna è lontano, lo ritengo una squadra a mezza classifica, sì, non, sì, non da invischiarsi. Sì. Perché noi poi alla fine, uno dice, beh, era uno scontro diretto anche questo. Sconti diretti, insomma, poi facciamo presto noi a dire sconti diretti, perché con tutte queste squadre qua noi ce la giochiamo, no? Anche col Cagliari, no? Se tu senti l'allenatore del Cagliari, dice, noi puntiamo all'Europa League, per dire, no? E noi l'abbiamo considerato quasi uno scontro diretto e siamo andati a pareggiarlo, voglio dire, dominando il primo tempo. Cioè, poi alla fine, certo, queste sono tutte squadre che hanno l'individualità. Guarda, João Pedro ha stoppato un pallone e ti ha fatto subito gol. No, volevo dire, concludo, si possono discutere mille volte, perché nel calcio è bello poi anche alla fine far tutti gli allenatori, no? E ci mettiamo lì alla fine della partita e diciamo, allora i 5 cambi, poteva mettere Tizio, Caio, forse no, poteva non mettere Farias perché non è andato bene, però poi alla fine è difficile, soprattutto dopo 5 cambi, giustificare un gol da centrocampo, perché sì, poi no, ma al di là di tutto, una conclusione squadra del genere è un colpo di la un campione. Ha giocato talmente bene ieri che è davvero inspiegabile. Ok Enrico, grazie. Capito? Gianluca, come si spiega la partita di ieri? È davvero difficile, no? Un po' come la partita col Parma, ma forse ancora di più, perché ieri lo Spezia, rispetto alla partita col Parma, ha giocato forse ancora meglio. Ma non si capisce perché non puoi assolutamente parlare di stanchezza, perché la squadra è sempre, sino alla fine, a dettare il proprio gioco, a cercare il risultato anche se eri in vantaggio di 2-1, quindi per mantenere, lo capisco, lontano diciamo, dalla nostra area l'avversario. Se il pallone ce lo hai te, non ce l'ha davvero la squadra avversaria, i minuti passano e ti avvicini al tuo obiettivo. Certo, poi succede a volte, come ieri, che una palla morta, viene fuori una colombella, anzi una colombella, una parabola meravigliosa per loro, e fanno questo gol. Lì tutto quello che ti hai fatto sino a quel momento lì praticamente è andato in fumo, ma non come punteggio, proprio come, io da tifoso dello Spezia, come ingiustizia, non lo vedevo giusto quel gol, lo Spezia non se lo meritava. Poi possiamo dire tante cose, che potevi tornare un po' più indietro, difenderti un po' di più, eccetera, eccetera, però si parte dal fatto che te sino a quel momento eri stato superiore, ma dei due gol, non di un gol al Bologna. E quindi il dispiacere nasce da quello, che un tiro voluto, ma in un'occasione casuale. E il calcio è questo. Esatto. Andiamo a sentire le parole di Erlich, ieri comunque positiva la sua prova, titolare dal primo minuto insieme a Chabot. Andiamo a sentire le parole del difensore croato. L'atteggiamento era quello giusto, diciamo 2-0, poi Serie A è questa che molli un attimo e prendi gol. Peccato che abbiamo preso gol su calcio d'angolo, che potevamo fare qualcosina in più. E poi sicuramente il secondo gol preso è stato bravo Barov a tirarla di prima, e sicuramente c'è bravura dei loro attaccanti. E poi alla fine è giusto, secondo me, che non l'abbiamo persa.
No, mi sento bene perché oggi anche tornando al picco era quello che volevamo tutti e mi sentivo bene. Ecco, peccato che non abbiamo portato a casa 3 punti e comunque niente, rifacciamo in altra partita. No, sicuramente ci aspetta una partita molto difficile perché giocheremo con tutti i campioni. Adesso abbiamo 3 giorni per prepararla e niente, adesso bisogna recuperare le forze e ci aspetta una gara difficile. Sicuramente ci mancava tantissimo perché a Cesena comunque facevi sempre la trasferta. Finalmente siamo tornati al picco, però vederlo così vuoto fa male, però speriamo che presto torneranno anche i nostri tifosi. Queste le parole di Martin Erlich. Andiamo a sentire ora le parole del dopogara di Mister Vincenzo Italiano. Sentiamo che cosa ha detto, non nel siparietto con Enrico, ma in maniera ufficiale al termine della gara ai microfoni dei giornalisti. Sentiamo. Avevamo veramente accarezzato la vittoria, mancava pochissimo, penso che con un pizzico di malizia in più questa partita la portavamo a casa, perché abbiamo avuto 3-4 situazioni per andare sul 3-0, sul 3-1 e tutto quello che abbiamo concesso era evitabile, però abbiamo fatto tirare in porta soprattutto nel secondo tempo pochissime volte il Bologna, 2 volte. E ci ha castigato, quindi questo ci fa capire che questa categoria è una categoria dove fino al 95esimo non puoi staccare la spina, non puoi concedere niente. È peccato perché ci tenevamo la prima in casa, la prima al picco, condirla con una vittoria. Però penso che la prestazione sia stata di gran livello, a parte gli ultimi 3-4 minuti. Quindi c'è da fare dei complimenti ai ragazzi perché hanno reagito alla sconfitta di Crotone, però dobbiamo subito adesso pensare a domenica che abbiamo un altro impegno importantissimo. Ma abbiamo colpito l'ennesimo palo, abbiamo avuto 2 situazioni da spingere in porta e chiudere la gara, non l'abbiamo fatto. Poi ci sono anche gli avversari, qualcosina ti creano, qualcosina in qualche situazione riescono a farti anche male, e oggi è andata così, ci vuole anche quel pizzico di fortuna in determinate situazioni, vedi il primo gol che abbiamo subito, che potevamo evitarlo, e poi c'è da dire anche grazie a Ivan che è riuscito a neutralizzare il calcio di rigore, però penso che sarebbe stato troppo perdere questa gara. Ma giocare in casa per noi ha un gusto totalmente diverso da andare praticamente in 11 trasferte consecutive dall'inizio dell'anno, quindi questo è il nostro stadio, questa è la nostra casa, quindi da questo punto di vista penso che qualcosina si sia guadagnato. Oggi, come ho detto prima, ci tenevamo a fare una grande gara, l'abbiamo fatta, poteva essere condita da 3 punti, non sono arrivati, però la prestazione è incoraggiante, sono davvero contento della risposta data dai ragazzi rispetto all'ultima gara. Queste le parole di Mister Italiano un po' affranto al termine della partita di ieri. Parliamo un po' dei singoli, Gianluca, poi torno da te, Enrico. Abbiamo visto Erlich vicino a Chabot, buona la partita. Abbiamo visto anche Agumè al posto di Ricci. Ti è piaciuto oppure Ricci è Ricci? Anche se ieri poi quando è Sì, entrato non ha non ha brillato. brillato. In questo momento personalmente ritengo più utile Ricci, nel senso mi piace di più, è più padrone del campo. Agumè si vede che i numeri ce l'ha, però mi sembra leggermente più lento rispetto a Ricci e soprattutto nella visione di gioco è È più padrone del diverso, certo, campo assolutamente. Matteo. Però Enrico, da casa ci chiedono, e mi riferisco a questo, dicono Agumè è il vice Ricci o può giocare anche in posizione un po' diversa? Che tipo di giocatore è? Un giocatore che deve star lì o può fare anche uno dei tre di centrocampo in qualunque ruolo? Guarda, allora,
Agumena innanzitutto aveva 18 anni, è un diesel, lui... Era partito male il primo quarto d'ora, poi dopo si è ripreso alla grande. Ma per anche, dobbiamo anche dire per il fatto che giocare una partita ogni mese e mezzo, ogni mese, sì, cioè certo, non è facile per nessuno. Mettiamo subito i punti in sollievo, perché sembra mettere dentro un ragazzo di 18 anni e pensare ti faccia la prestazione dal primo minuto, quando non gioca magari da 3, 4, 5 partite, non è così semplice. Quindi detto questo, in questo momento, cioè, lui è tecnicamente fortissimo, cioè lui ha dei piedi che probabilmente lo porteranno a essere un giocatore di qualità alta, cioè probabilmente, io spero per lui, potrebbe fare il titolare nell'Inter nei prossimi anni, no? Però chiaramente a 18 anni va gestito. E, perché non lo metti in mezzala? Non lo metti in mezzala perché non ha quel dinamismo di andare a fare l'inserimento o comunque di cambiare il passo della giocata che hanno invece Estevez, Maggiore e gli altri. Però non è detto che non ci possa giocare, nel senso che lui è un giocatore che tecnicamente è completo, quindi quando gli arriva il pallone. E poi a me invece è piaciuto, almeno dopo i 15-20 minuti è piaciuto, sì, è piaciuto perché lui comunque lì davanti è stato anche in grado di chiudere qualche azione. Ad esempio ha recuperato quel pallone che non sembrava semplice su Soriano, che si stava preparando al tiro, glielo ha levato in modo da non fare fallo, cioè in quell'occasione lì rischi di fare un fallo anche da rigore perché sei lì al limite dell'area. Per fortuna Soriano si è un po' anche accapigliato da solo, diciamo, questa palla non riusciva a mettersela bene per il tiro, per fortuna nostra. È stato l'unico errore di piede, forse ne ha fatti un paio ieri sera a Provedel, cosa che normalmente non gli succede, ma ieri sera, perché era al picco, si vedeva nettamente, anche qualche giocatore scivolava, che il terreno era molto insidioso. Abbiamo visto poi Enrico nel secondo tempo che Provedel decideva di lanciare lungo per non perché, rischiare. Perché, esatto, se tu la stoppi c'è il rischio che ti va via e poi ti arriva qualcuno, quindi i portieri erano anche troppo, guardate cosa ha fatto all'inizio da Costa, ha rischiato di prendere gol subito, ha fatto con questa palla non sapeva dove andare, perché lo Spezia veniva alto, lui non sapeva chi passava, non la lanciava giù, perché si vede che Mihajlovic gli ha detto devi iniziare da lì, se no ti picchio, e lui continuava a iniziare lì, ha perso due palloni che potevamo approfittarne. E anche i giocatori, secondo me, della difesa, anche se ormai è un'abitudine, si dovrebbero abituare, quando c'è il terreno in determinate condizioni, a fare più attenzione a passare indietro la palla. Da questo punto di vista, però, devo dire che alla fine, poi nel secondo tempo, Provedel è andato molto meglio coi piedi, sì, quindi sì, è riuscito, e Provedel è molto bravo secondo me coi piedi, e anche chi dice che sfatiamo anche il discorso della era fuori dalla porta o okay, che, allora Provedel sta lì perché quando lo Spezia gioca così alto, se il portiere sta in porta prendiamo 27 gol. Ma infatti ha fatto un intervento di scivolata. Non c'era niente da fare, cioè o una o l'altra. Non credo, io penso purtroppo che è così. Succederà poi una volta all'anno, però forse Enrico, ogni due, di prendere un gol da centrocampo. Nel del portiere, ovviamente, nelle pagelle del portiere prendi un gol così, gli devi dare mezzo voto in meno. Però è vero quello che infatti dici. Infatti gli ho dato 7 invece che 7 e mezzo. Ah sì, sei stato generoso. Noi siamo stati sempre molto, però ho visto dei 5. Ho visto dei 5. Io ho dato 6. Vabbè, il 6 ci può stare nella lettura, no? Anche per l'errore magari del primo tempo con questo pallone regalato. Il 6 ci può anche stare, no? Noi abbiamo premiato di più, perché non l'ho fatto io, l'abbiamo fatto io e Dennis Maggiani insieme alle pagelle per Spezia Calcio News. Lui ha deciso di dargli 7 e io ho lasciato. Però devo dire che il 6 va ancora bene, non ho capito i 5 sinceramente. Ecco Enrico, però perché poi ha parato un rigore. Sì, ok, cioè, ok. Però Gianluca, Enrico ha parlato di un tema che è quello del gioco dello Spezia, no? Enrico giustamente diceva, qui concordo con lui nel dire che il portiere, dato che riceve spesso e volentieri palla all'indietro, non è spesso vicino alla porta, ma è leggermente fuori dall'area. È un modo di giocare così anche. Solo se arriva una triangolazione veloce che ti entra un attaccante, sì, tu certo, esci. Certo. Il gioco di Italiano. Italiano nel siparietto con il nostro Enrico ha detto, diceva Enrico, noi sappiamo giocare così, se ci mettiamo dietro a difenderci prendiamo anche troppi gol. È così, può essere così davvero, il diciamo così, perché poi ci sono quegli allenatori più integralisti, quelli meno integralisti, come la vedi? No, io non credo che sia un integralista Italiano,
Intanto vedo lo Spezia che gioca al pallone, come credo di non aver mai visto, e che tante squadre in Serie A, ora che noi seguiamo la Serie A, non giocano come lo Spezia. Poi chiaramente da lì devono venire anche i risultati. Il portiere chiaramente gioca in avanti, perché se la difesa è alta serve, come è successo in una palla lunga che è intervenuto in scivolata e ha interrotto la corsa dell'attaccante che aveva superato i nostri difensori. Gioco forza devi avere il portiere che una decina di metri più avanti. Purtroppo, come ha detto prima anche Enrico, può succedere che due volte all'anno o una volta nella vita ti arrivi quel tiro da 40 metri e ti fa gol. Però personalmente non ritengo fuori posizione, cioè su un portiere tradizionale sì, ma su come gioca lo Spezia è nella posizione più o meno giusta per aiutare proprio la difesa che rimane alta a centrocampo. Italiano credo che secondo me se vede la possibilità che cambiando il sistema la squadra regge lo stesso, sono convinto che lo farebbe, non credo che abbia questa idea per partito preso, ce l'ha perché gli uomini che ha a disposizione e magari la poca esperienza per la Serie A fa sì che questa squadra debba giocare gioco forza a pallone e attaccando. Andiamo a sentire le parole nel dopogara invece di Sinisa Mihajlovic al termine della sfida con il Bologna. Ha detto il pareggio è stato un risultato giusto, questo ha detto, magari qualcuno non è d'accordo, queste le sue parole dettagliate nel dopogara. Il problema è stato il primo tempo dove abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol e non siamo riusciti a farlo, loro su un tiro in porta hanno fatto gol. Poi abbiamo subito secondo, dopo abbiamo cercato di giocare tutto per tutto, rischiando anche qualcosina in più in fase difensiva, poi i ragazzi sono stati bravi a recuperare due gol e poi avevamo opportunità anche a vincere questa partita. Cioè, diciamo che non è andato bene, non è andato male né a me né a Italiano, perché se io guardo 4 minuti prima del rigore perdevo 2-1. Se lui e poi a fine ho pareggiato, poteva anche vincere. Lo stesso lui aveva partita in mano e poi ha pareggiato e poteva perderlo. Cioè, una partita strana come tutto il campionato. Vede comunque un miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti? No, io ho atteggiamento, guarda. Prestazioni noi cerchiamo sempre, qualche volta giochiamo di più, qualche volta giochiamo di meno, ci mancano un sacco di giocatori. Io guardo atteggiamento oggi, nonostante perdiamo 2-0, è stato giusto, ecco, non è stato atteggiamento. I ragazzi comunque hanno cercato, hanno voluto e alla fine hanno ottenuto pareggio, però sicuramente potevamo fare di più, ma dico, noi il primo tempo abbiamo avuto 4 occasioni da far gol e andare a fine del primo tempo con 1-0 per loro sicuramente non ci ha aiutato molto, però hanno dimostrato carattere e su 2-0 abbiamo recuperato. Diciamo che va bene così, dai. Do il microfono al mio collega. Buonasera, mister. Buonasera. Rispetto a domenica scorsa un'altra squadra, grande carattere, grande compattezza. Possiamo dire che il ritiro in qualche modo ha fatto bene? Ma il ritiro di solito non fa bene quasi mai, ma comunque era un giorno solo, perciò abbiamo fatto finta di avere qualche giocatore con Covid e andare in ritiro che ci è ordinato ASL, ma comunque fra una settimana c'è sosta, ci sono le diciamo già hanno 6-7 giorni liberi, perciò qualche sacrificio in un momento dove bisogna un po' chiarirsi le idee è giusto, perciò ragazzi hanno capito, ma non sono ragazzi stupidi, sono ragazzi intelligenti, perciò io so che loro sanno quando sbagliano, però non mi piace che sanno che non devono fare certe cose e lo fanno come atteggiamento, perché atteggiamento non si può sbagliare. E oggi non è successo, nonostante perdiamo 2-0, atteggiamento è stato, ma sai, prendere 5 gol non è così facile, poi dopo subito partita dopo 3 giorni reagire e comunque ci mancano 8, 9, 10 giocatori. Perdendo 2-0 siamo riusciti a recuperarle, un pochino più di lucidità potremmo anche vincerlo, visto il rigore che c'era, ma forse sarebbe troppo, anche se io
partite del genere li ho persi in passato. Non li ho mai vinti, ma li ho persi. Queste le parole di Sinisa Mihajlovic. Sto sforzando a trovare le cinque occasioni. Ogni allenatore, cioè ogni scarafone è bella mamma capito, sua. Dai. Insomma, poi diciamo a fine gara, poi ci sono gli highlights, uno li va a vedere e dice allora vediamo le occasioni del Bologna. Bene, tiro da fuori di Vignato, Enrico, io ho troppa, diagonale di Bale. Enrico, io ho troppa stima di Mihajlovic. Ma ce l'abbiamo tutti, siamo affezionati, però cioè, di va cose bene, sensate. Lo perdoniamo, l'abbiamo eliminato in Coppa Italia, dai, lo perdoniamo. Vabbè, poverino, poverino. Andiamo al sondaggio, rapido, Enrico. Lo volevo far vedere perché è giusto anche far vedere che da casa premiano la prestazione di ieri, non so se la legge è pronta, nel senso che insomma i voti sono comunque alti, c'è un po', diciamo, un po' meno 3,5 stelle per quanto riguarda la difesa, poi centrocampo e attacco sono valutati molto alti, l'allenatore comunque alto, quindi vuol dire che la prestazione della squadra è stata apprezzata, insomma alla fine se c'era una squadra che meritava di vincere, penso che fosse proprio così. Allora vado con qualche altro messaggio da casa. Ci scrive un nostro telespettatore, Fiorenzo, ci scrive: ad un terzo del campionato circa siamo comunque quasi in media salvezza e nessuno credo possa criticare la squadra, i giocatori eccetera. Non possiamo assolutamente affidarci solo a quel gran giocatore di Nzola per salvarci, occorre trovare un'altra punta oltre Galabinov che almeno trasformi in gol un'azione degli altri attaccanti. Creiamo sempre 5-6 grandi occasioni a partita. Quindi parla di gennaio e poi in fondo dice: non credo che ci siano altre alternative se vogliamo salvarci, perché Genoa e Fiorentina e Torino alla fine non saranno della partita. Io sul Genoa non sono d'accordo, Gianluca. Fiorentina e Torino sono dietro, ma comunque questo è un discorso generico abbastanza condivisibile, cioè noi attualmente dietro abbiamo 4 squadre, ne retrocedono 3, tra cui la Fiorentina e il Torino. Infatti, io personalmente credo credo che Fiorentina assolutamente, ma anche il Torino poi riescano entrambi a salvarsi, anzi scaleranno la classifica. Spero assolutamente che non succeda ciò al Genoa, che rimanga dov'è, anzi che peggiori anche, e di poter raggiungere il Benevento e il Parma. Io adesso altre squadre non ne vedo che possano lottare diciamo con noi per rimanere in Serie A, perché poi Cagliari, Bologna, la stessa Sampdoria la vedo le vedo leggermente, quindi tu, uno scalino superiore. Tu dici le nostre avversarie sono Benevento, Parma, Genoa e Crotone. Sì, direi di sì. Poi chiaramente la speranza è che siano tutta quelli di destra i nostri avversari, però comunque, Ma io, no, io sono meno drastico, nel senso che è vero, qualche anno fa, secondo me bisogna aspettare ancora qualche Enrico, mese. Qualche anno fa è retrocessa la Sampdoria, quindi una volta ogni 10 anni può retrocedere chiunque. Capita, no? Quindi questo campionato, in questo campionato dove non c'è il pubblico è un po' diverso dagli altri. È vero. Adesso io non dico che noi siamo più o meno avvantaggiati, non lo so, forse saremo più avvantaggiati col pubblico al picco. Mi arrivo a dire questo, però ognuno ha il suo pubblico, ha le sue caratteristiche, quindi poi c'è la squadra che magari gioca meglio in trasferta, quella che... Io credo che lo Spezia in questo momento abbia almeno 2 o 3 punti in meno di quello meritava, quindi se andiamo a vedere questo siamo tranquillamente dalle parti, no? del Bologna, siamo dalle parti della Sampdoria eccetera eccetera. Enrico, ti coinvolgo ora sul mercato, però, perché ci fanno tante domande. Sì, però ecco, volevo un attimo prima del mercato volevo fare un appunto su quello che è stato detto a proposito delle punte. Adesso Nzola si sta mettendo in evidenza, ieri sera ha fatto una partita che se l'avesse fatta Lukaku prendeva il suo 7,5, no? Io ho visto invece sulla Gaza, vabbè, gli ha dato 7, va bene. Però Lukaku prendeva 7,5 perché ha fatto 2 gol, ha fatto una partita straordinaria dal punto di vista del possesso palla, Paz e Danilo non sapevano più come andarlo a prendere. Quindi un giocatore strabordante, un giocatore che ogni gol che fa aumenta di un paio di milioni la valutazione. No, io non sto scherzando, vero, si vero. Fa presto. Guardate Piontek, no? Il Genoa l'aveva comprato all'inizio dell'anno a 4 milioni, l'ha venduto dopo 6 mesi nemmeno al Milan per 35,
Perché? Perché aveva fatto 15 attualmente gol. Zola vale 8 milioni. Ricordo, 8 milioni, secondo me anche di più, perché questo giocatore qua, se lui si abitua anche un po' di più, chiaramente, ma lo potrà fare nel corso dell'anno, è un giocatore anche adattissimo, se andiamo a vedere bene, al calcio inglese. Cioè, sai quanti ti inglese, arrivano? Sì, sai sì, quanti sì. ti arrivano a bussare per comprare? E il calcio inglese paga bene, paga quasi il doppio dell'altro calcio. Quindi questo per far capire, no? Come talvolta un giocatore ti possa anche condizionare non solo l'annata positivamente per te, ma anche il futuro dal punto Enrico, di vista economico. Ma giustamente Galabino detto torna, questo, cioè, mancano i gol delle, detto degli ali questo, forse. Però, qui che, ma, che manca. Detto questo però, ieri Zola ha fatto due gol su due assist su gol quasi fatti di Jasi, che poteva tirare anche lui, e di Agudelo, che è vero che ne aveva sbagliato uno prima. Però praticamente gli ha dato un cioccolatino. Ma voleva tirare o voleva passarla, Agudelo? Ma guarda, io ho guardato bene, io ovviamente per mettere sul sito guardo molto anche le foto e quindi ce l'avevo di fronte, quindi io ho l'azione che mi arriva e ho tutta la sequenza delle foto. E lui prima di calciare guarda in mezzo, quindi lui comunque la palla la butta là per vedere, poi è chiaro che la butta verso la porta, però forse non sarebbe nemmeno entrata. Enrico, andiamo sul, il discorso andiamo mercato sul, no, è questo, aspetta, qua andiamo sul perché mercato? Invece sul mercato ti faccio una domanda di un'indiscrezione di oggi, poi parti da quello e facciamo un'analisi generale. Oggi si è parlato di un forte interessamento del Monza per Bartolomei, giocatore che partiva nelle gerarchie avanti, poi con la scoperta di Estevez è andato un po' nel dimenticatoio, è un giocatore fortissimo per la Serie B, potrebbe essere tra i partenti, e poi di chi si parla? Prego. Allora, guarda, il discorso di Bartolomei è questo, che ha avuto anche qualche problemino dal punto di vista fisico, e sai che chi ha qualche problemino va subito indietro nelle gerarchie velocemente, perché il mister deve far giocare chi al 100%. Certo. Non è che può andare a fare a giocare, guarda anche Galabino, che avrebbe potuto accelerare il recupero in quest'ultima parte dell'anno, hanno preferito andare avanti con la tabella senza forzare per farlo rientrare a gennaio, perché è inutile forzarlo ora, perché hai già un giocatore determinante ora in campo. Quindi da questo punto di vista io credo che Bartolomei abbia davanti in questo momento sulle gerarchie sia De Jola che Estevez. E poi, visto che è un destro, anche Maggiore, perché se andiamo a vedere bene, ieri Maggiore ha giocato bene ieri, ieri Maggiore ha risentito l'aria dell'odore dell'erba di casa sua e ha fatto delle cose straordinarie. Ma quell'apertura sul primo gol è una cosa straordinaria. È un'apertura da giocatore di grandissima qualità ieri, come Gian Maggiore è. Ieri con la fascia da capitano responsabilizzato giocava l'80% dei palloni che toccava di prima, sempre. Posso dirti una cosa? Sì, però anche, però ha portato palla quando serviva per andare a servire Agudelo per il gol, per andare a servire Agudelo di nuovo per, o forse lì la servizio a Estevez, non mi ricordo, per il palo, però soprattutto ha fatto quello, secondo me, che deve fare, non ha ecceduto. Non ha ecceduto personalmente nel cercare la giocata, molto bravo. Ha fatto qualche giocata, però ha soprattutto cercato di giocare per la squadra, e lui deve fare questo. Se si mette a cercare la giocata per farsi vedere, io lo capisco, perché quando senti nazionale, quando senti discorsi così, magari, cioè, noi sappiamo, lui sa quanto vale, perché tecnicamente è molto forte, ha da migliorare qualcosa dal punto di vista anche aerobico, dal punto di vista magari della, anche quest'anno, dell'essere più decisivo ancora sotto porta. Però è un giocatore che è in crescita, e anche lui sarà un valore aggiunto a livello economico per lo Spezia, perché quando comincia a farti vedere a quei livelli, le grandi squadre cominciano anche a guardare questo tipo di profili, e quindi lui potrebbe essere un altro uomo mercato. Noi ovviamente speriamo di restare in A e che lui resti con noi tanti anni, assolutamente, però è chiaro che bisogna fare tutte le valutazioni del caso. Per il mercato ti dico, è possibile che ci sia uno sfoltimento della rosa, anzi è quasi sicuro, almeno 4 giocatori secondo me andranno via, però non so se tra questi ci sarà Bartolomei, perché Bartolomei più di Mora è uno che esplosivamente, che dal punto di vista del passo ce l'ha da Serie A, secondo me. Eh beh.
mentre invece Mora ormai ce l'ha un po' meno, è magari più intelligente dal punto di vista tattico in alcune situazioni, però come vediamo il mister sta preferendo giocatori più dinamici, perché la Serie A vuole giocatori più dinamici, perché sennò dalla parte di là o sei un fenomeno, tipo il Borja Valero lo puoi fare solo se sei tecnicamente forte. Ormai è da Serie B anche lui, dai. Quindi Mora probabilmente è uno dei partenti. Sinceramente anche Bartolomé mi sembrerebbe un po' troppo, anche se in realtà c'è anche Leo Sena, che dobbiamo ancora vederlo, perché purtroppo stanno continuando questi problemini, ha avuto un problema muscolare e non si è ancora ripreso del tutto, quindi lo vedremo probabilmente anche lui a gennaio. Però è chiaro che Estevez è esploso, e Estevez possiamo considerarlo un acquisto top, anche lui, considerando che il riscatto non è fuori dal mondo, potrebbe essere un altro buon mercato. Quindi insomma, certo, piano piano sta venendo fuori anche giocatori. Addirittura io ieri sentivo qualche commento di qualche interista che diceva: ma invece di riprenderci come si chiama Pinamonti dal Genoa, perché no, c'era svincolato Zola, che ha già fatto sei gol, perché non l'avete preso? È stata una scommessa vinta della società e di mister italiano. Lui lo conosceva bene, sapeva cosa poteva essere. Enrico, preparati con l'Inter, perché ti vedo galvanizzato, si parla comunque di Inter Spezia. Per il mercato ti do una... Probabilmente io penso che, proprio per il fatto che Verde, ecco, diamo una notizia anche di livello fisico, cioè Daniele Verde sappiamo che si è fermato, pensava anche lo staff medico che potesse avere qualche lesione, in realtà non ha nulla, quindi sarà probabilmente disponibile già per San Siro. La notizia qual è? La notizia è che però se arriverà un elemento, secondo me, più che un altro centravanti, a meno che, come si dice, Piccoli interessa a qualcuno, però sinceramente io terrei anche Piccoli, perché ha dimostrato di avere qualità, è chiaro che è acerbo, è chiaro che non può fare il gioco di Zola, perché non è... Forse non ne ha nemmeno le caratteristiche a pieno, anche se il primo tempo di Crotone a me non è dispiaciuto per nulla. Però è chiaro che non puoi mettere poi terza punta un giocatore che magari vai a prendere, capito? Metti che vai a prendere un giocatore, probabilmente è più probabile un esterno che possa alternarsi con gli altri, che quando dovesse esserci qualche infortunio, Faria, se sappiamo qua. No, a nome non ne faccio, ma potrebbe essere un giocatore che già gioca in Serie A e che quindi magari sta trovando meno spazio in qualche altra squadra. Però ora il nome non te lo faccio, perché non lo so nemmeno io. Faccio solo delle ipotesi. Ma io volevo chiederti però, cioè, come viene fatto il ragionamento? Perché se consideriamo Zola, Piccolo, abbiamo detto che è un giovane, Galabino ha dimostrato in questi anni, purtroppo, di essere fragile, che fa una partita sì, 7 no, 2 sì, 4 no. Cioè, se noi non abbiamo un ulteriore attaccante, conviene tenerlo, sì. No? Praticamente abbiamo un attaccante solo, cioè Piccoli, per l'amor di Dio, ma abbiamo un attaccante. Vero, però nel momento in cui tu a gennaio. Senta, considerare che quando stanno bene tutte e due e devi, pareggiare una partita o cercare di vincerla, a quel punto lì sono tutti e due in campo e comincia a fare cross a destra, manca. E sono utili, però entrambi. Anche Piccoli è adatto a quel gioco lì, perché è quasi più un giocatore d'area di rigore rispetto a quello che non ha esperienza. Però abbiamo visto che a Cagliari ci ha fatto prendere il rigore, ma per l'amor di Dio ha fatto un gol, Gianluca giustamente dice conviene comunque averne uno in più, poi se non sarà Piccoli sarà un altro in prestito, quattro attaccanti per due posti non ce li ha nemmeno l'Inter, noi ci abbiamo un posto lì. No, dicevamo, allora stavo facendo la valutazione. Ma uno è presunto, il terzo posto di Galabino. Sì, è presunto, però anche, adesso io facevo l'esempio dell'Inter, no, che dicevano tutti, Pinamonti è uno che è preso e messo lì quasi, no, lo fa giocare quasi nulla. Gli altri tre si giocano sempre i due posti. Adesso che ad esempio Sanchez non c'è, sono rimasti due attaccanti dell'Inter, perché anche Pinamonti è fuori, sono in due, o metti Perisic davanti. Ma è il limite dell'Inter. Adesso ne parleremo, ma no, è un limite dell'Inter, ho capito, ma se tu ci metti un altro campione lì, poi dopo i galli nel pollaio diventano... Enrico, prepariamo le formazioni, vado da Gianluca, Nunzio ci scrive, secondo me domenica ce la possiamo fare, vista gli ultimi... tempi, l'Inter degli ultimi tempi è durissima, andiamo a Milano a prenderci tre punti. Seconda, Andrea, un punto dal primo posto. C'è comunque grande entusiasmo. Che partita sarà quella
di Milano. Io sono già in tensione e sento già emotivamente, sì, sono già la partita di mercoledì con il Genoa, perché la sento in particolar modo. Prego Gianluca. Ma, allora, io onestamente contro l'Inter ho paura, andiamo ad affrontare quella che la Gazzetta dello Sport dice la favorita per lo scudetto, avrei gioia assoluta a battere la squadra internazionale, soprattutto per lo Spezia, ma non solo. Però, ad esempio, perdere con l'Inter a Milano ci sta tutto, ci mancherebbe altro. Se poi vinci 1-0 in contropiede al 90esimo va bene. Però ci può stare, è più la partita successiva che è importante, sono quelle lì quelle importanti, Crotone era importante, sono quella di ieri era importante, quella di Milano perdere con l'Inter, in casa dell'Inter ci sta tutto. Poi ribadisco, sarei il primo a essere il più felice. Lo Spezia giocherà con coraggio come sempre, perché sa giocare esclusivamente con coraggio. Sicuramente a giocare a pallone, speriamo... Solo che loro, l'Inter, cioè, nonostante i nomi altisonanti che hanno e l'allenatore, giocano di rimessa, cioè è incredibile, è una squadra che è incredibile. Se noi giocando alti come giochiamo, c'è il rischio, loro non propongono, l'Inter non propone il gioco del caso. L'Inter aspetta. Hai visto con lo Shakhtar che difficoltà faceva a creare delle occasioni. Enrico, andiamo a scoprirle un po' le due squadre. L'Inter ha tutti a disposizione, come giocherà, mancherà Chabot. No, io sto facendo delle domande ipotetiche. No, Chabot mancherà per lo Spezia. Andiamo a vedere le immagini, poi ci ragioniamo insieme. Andiamo a vedere, ecco le formazioni. Vai Enrico, partiamo dall'Inter. Guarda, allora, i dubbi dell'Inter sono due, perché c'è Brozovic e Vidal che devono essere valutati, perché Brozovic ha una botta a un piede, Vidal ha un altro problema, quindi entrambi, diciamo, saranno valutati tra domani e dopodomani. Potrebbero esserci come no, però è chiaro che ci potrà essere anche un po' di turnover da parte del mister, che poi ha la trasferta di Verona, però insomma... Adesso sinceramente se deve valutare magari Conte se è più pericoloso lo Spezia o la trasferta di Verona, forse considera più pericolosa la trasferta di Verona, quindi è difficile capire come diciamo verrà anche scelta la strategia anche per quanto riguarda il turnover. Sensi sta recuperando, sta giocando delle ispezioni di partita, ieri l'Inter non ha fatto una buona partita. Il Napoli avrebbe meritato tranquillamente come minimo il pareggio, c'è stato per l'espulsione di Insigne nel momento del rigore, quindi è stata anche un'Inter fortunata tra virgolette. Handanovic è stato migliore in campo, io ho visto degli 8 da quasi tutti i quotidiani, quindi sicuramente è stato quello che l'elemento decisivo, ma altronde insomma il portiere quando è forte, anche il Milan ad esempio con Donnarumma può avere, c'ha quasi un muro in porta, quindi evidentemente anche quelli contano. Basta ricordarsi anche la parata che ci ha fatto Cragno su Farias a Cagliari, per fare un esempio, per far capire insomma che i portieri di grande qualità. Noi peraltro abbiamo un portiere che sta facendo molto bene, ha fatto parate decisive, quindi anche noi abbiamo l'opportunità di avere un portiere forte. Per quanto riguarda l'Inter, dicevo, potrebbe anche cambiare qualcosa dietro, anche se in realtà poi alla fine la difesa più o meno di solito tende, quando ci sono tutti questi giocatori, tende a essere questa, quindi Skriniar sulla destra, De Vrij centrale, Bastoni a sinistra, che sono i tre difensori centrali. Poi ecco, io ho messo Sensi comunque titolare in attesa di capire se ci sarà Brozovic, perché Sensi ha fatto spezzoni, ma a questo punto magari potrebbe essere testato per l'intera gara da parte del mister, con quelli che stanno bene, che sono Barella e Gagliardini in mezzo. Sugli esterni ho messo due offensivi. Ad esempio con Napoli sulla destra non ha giocato Hakimi, dall'altra parte invece non ha giocato Perisic. Quindi da una parte ha giocato Darmian, dall'altra ha giocato Young, perché probabilmente Conte temeva gli esterni del Napoli e quindi ha fatto giocare due giocatori che, pur essendo quinti,
hanno anche delle qualità difensive migliori e quindi hanno per fermare l'azione offensiva. Mi aspetto Hakimi in campo perché insomma Conte le vedrà le partite, capirà che la velocità di Hakimi ci può mettere in difficoltà, perché se giocatori dalle qualità tecniche importanti anche nel lancio come Barella, come Sensi eccetera, vedono lo scatto di Hakimi e lo lanciano nello spazio, può essere un elemento fondamentale per il gioco dell'Inter. Gioco dell'Inter che poi è un 3-5-2 che si basa molto sugli attaccanti, no? Quindi la sponda di Lukaku che tiene palla, dialoga con Lautaro e vanno avanti così. Ripeto, manca Sanchez, manca Pinamonti, quindi in avanti se vuole far riposare uno dei due o gioca Perisic con l'altro, o se no non ha soluzioni. Lukaku è imprescindibile dalla squadra. Lukaku è imprescindibile, è vero, un po' come in questo momento Nzola nello Spezia. Inter non ha più Cooper, non ha più Mettiamo Nzola a mancare, ci marcano tra di loro. Bel duello, Sarà un bellissimo duello secondo me tra di loro. Nzola che ieri sera voleva spaccare il mondo dopo quello che gli è successo, e va bene. Ci è mancato tanto a Crotone, anche proprio perché in questo momento è imprendibile. Speriamo che lo sia anche per i tifosi per i difensori dell'Inter, che sono però molto fisici ma lenti. Di base tutti. L'Inter infatti è vero che aspetta, e aspetta anche con la difesa non tanto alta, proprio perché ha paura di scoprirsi troppo, e quando si è scoperta ha preso tanti gol. Quindi è chiaro che noi possiamo anche dar noia all'Inter, non è che non possiamo dar noia, perché secondo me dalla partita col Milan lo Spezia è cresciuto tantissimo. La partita col Milan era una delle prime, è vero che avevamo vinto a Udine, però era ancora uno Spezia acerbo e non ancora completo. E poi insomma è entrato Piccoli quasi subito. Ora secondo me è uno Spezia che può dare più noia. È chiaro che queste partite qua, 90 su 100 le perdi, quindi noi prendiamoci il 90, no? Diciamo, prendiamoci il 10 e vediamo cosa succede. Andiamo allo Spezia, 10, no? Andiamo allo Spezia. Senza troppe... Però attenzione, nemmeno pensare troppo al Genoa, perché se pensiamo troppo al Genoa è finita. Turnover Enrico oppure no? Ma non lo so, perché io chiaramente ipotizzo, non è che posso sapere cosa succede, anche perché il mister ovviamente valuterà quelli che si sono riposati ieri, se li mette lì in campo, quelli che hanno giocato ieri, come stanno, eccetera, eccetera. Quindi, però Ferrer in questo momento è imprescindibile, ha fatto anche una partita migliore rispetto a Crotone ieri, più attento, si è sbilanciato meno, ha dato l'impressione di stare più attento anche. L'attenzione massima ci vuole nei difensori, perché in Serie A se tu perdi l'attenzione per un attimo, c'è stata un'azione in cui invece di esserci lui c'era Maggiore a marcare Barovo, gli andò subito andato via sulla fascia, perché Maggiore chiaramente non è un difensore, quindi pur sapendo come mettersi viene saltato. Quindi io ipotizzo il rientro di terzi, visto che non ci sarà Chabot, a quel punto terzi con Erlich, perché penso che il mister non rischi Ismaili in una partita così difficile anche dal punto di vista, però Ismaili chiaramente non è che non c'è, è un giocatore che lo Spezia si è investito anche tanto, però forse tutti, non lo so se italiano o Meluso, si aspettavano l'esplosione di Chabot, però insomma io sinceramente l'avevo visto qualche volta l'anno scorso, ma talmente poche volte da non rendermi conto che giocatore fosse, ma il giocatore che è, dico, come mai la Sampdoria l'abbia dato via, ecco, perché se li metto a paragone con Tonelli, secondo me non c'è paragone tra Chabot e Tonelli, ma probabilmente dico un'eresia io e sto zitto, però sinceramente visti così non c'è paragone. Sarà un peccato perché Chabot era l'uomo giusto per marcare Lukaku, sì. Però anche Erlich, mi ricordo come ha marcato Zapata con l'Atalanta, è vero che Zapata non era in giornata incredibile, però lo ha tenuto bene, gli è stata le caviglie, lo ha tenuto bene anche sulla velocità, quindi credo che Erlich possa tenere tranquillamente Lukaku, almeno provarci. Terzi ovviamente andrà sul suo fiuto di mettersi nel miglior modo possibile per evitare che gli altri possano approfittare della sua
tra virgolette lentezza, perché sappiamo tutti che non è un giocatore veloce, sì, però sopperisce con la posizione in campo. Poi? Di là potrebbe rientrare Bastoni, sì. Che è vero che lì c'è Hakimi, che e magari Marchizza è più difensore di lui. E ieri Marchizza, anche lui ha risentito l'erba del picco, è tornato il Marchizza che abbiamo visto nell'anno scorso, no? Il mister lì adesso deve fare una scelta, perché sicuramente Bastoni può mettere più in difficoltà Hakimi, se gioca lui, intendiamoci, nelle ripartenze. E attenzione, perché l'Inter lo attacchi sulle fasce, perché se salti i quinti, poi i tre difensori devono uscire dalle posizioni e quindi li puoi trovare impreparati se, con l'inserimento delle mezzali. Chiaramente questo è tutta materia per il mister che la preparerà come al solito in maniera certosina. Prevedo rientro di Ricci, che comunque si è riposato e quindi probabilmente prenderà il suo posto. È vero che non è entrato bene, però spesso e volentieri lui quando entra nel secondo tempo è vero. Non entra subito, lui è uno da inizio gara e sì, via. Sì, sì. Mezzale, Maggiore e Pobega, forse, non lo so, De Jola, vediamo, il mister magari ci ripresenta di nuovo Estevez. Io Estevez adesso non l'ho messo, ma non perché penso che non ci sia o è squalificato, ma penso che dopo tante partite in cui ha giocato lui titolare possa essere il momento che riposa i propri in vista del Genoa. Però magari il mister lo vede che ce n'è ancora chissà quante cose davanti, come Giasi ad esempio, che penso che sarà comunque Giasi. È imprescindibile anche dal punto di vista difensivo una partita del genere, anche se, attenzione, a Gudelo la difesa dell'Inter la può mettere molto in difficoltà. Però io preferisco all'inizio mettere Farias proprio perché non ha giocato ieri e deve anche un po' riscattarsi dagli ultimi 20-25 minuti che non li ha fatti come ci si aspettava, anche perché l'hanno cercato poco. Sì, non li ha fatti proprio. Palla, non ha toccato palla. Sì, non l'ha fatti proprio, appunto, ma vuol dire che proprio non ti cercano, sì. Vuol dire che non te la danno. Allora io non lo so se era Zola che ce l'aveva con lui e non gliela passava. Ma ci mancherebbe. Ma certo. No, sto scherzando. Ma quasi sempre la palla finiva dalla parte di là dove c'era già. Forse, che ne so, anti-Inter. Andiamo insieme Gianluca, così poi mi collego, a vedere la schedina dello Spezia Confidential, no? Nel turno precedente il club di Romita ha ottenuto 6 punti, vediamo il pronostico di questa giornata da parte di Alessio De Battè delle Aquile di Rio Maggiore. Atalanta-Roma 1, Benevento-Genoa 1x, Cagliari-Udinese x, Fiorentina Verona 2, Inter Spezia mette X2 lui, coraggiosissimo, Lazio, Napoli X, Parma Juve 2, poi abbiamo Samp Crotone X, Sassuolo Milan 1-2 e Torino Bologna X. Questa la schedina dello Spezia Confidential di questa giornata. A proposito di Spezia Confidential, mentre siamo all'81esimo e la Roma conduce 3-1 con il Torino. Belotti. Gianluca, Belotti ha segnato il Torino, ma Mkhitaryan, pardon, Veretout e Pellegrini per la Roma. Nelle edicole del Natale, come sempre, troveremo lo Spezia Confidential, alla Spezia Provincia, e vedo qui un bel articolo subito in prima pagina, la sera dei miracoli, di quel 20 agosto straordinario. Quali saranno le curiosità di questo numero 61esimo anno della Spezia Confidential? Intanto il bellissimo articolo che abbiamo messo in prima pagina. Ha più o meno l'età all'età di Enrico Lazzari, lo Spezia Confidential, più o meno. No, vuoi dire che cioè, sono vecchio, sono giovane? No, so. Qualche anno in più di te, dai, scherzo, no. Vai. No, probabilmente, non so che anno era. 61. 59. 59, beh, sono 61 anni fa quest'anno. C'ho un po' meno di anni, dai. Io fratello maggiore. C'era già quando sono nato. Prego. Quindi chiaramente è dato ampio spazio allo Spezia in Serie A, a iniziare dalla sera dei miracoli come hai accennato te, poi all'interno c'è una doppia pagina proprio tutta bianca riferita allo Spezia, appunto. Ci sono tanti articoli sempre con il nostro nostro spirito, no, un po' chiaramente ironico, e relativamente ad esempio proponiamo proprio una provocazione, una scommessa, quale fra l'ospedale del Frettino e lo stadio
il nuovo stadio Alberto Picco non si costruirà per primo. Quale dei due? No? Ma non si costruirà? Non si costruirà per primo, siccome per non, probabilmente non vedremo la luce nessuno dei due, quale per primo sarà quello che ufficialmente non sarà costruito? Ho capito. Beh, chiaramente tono scanzonato, è una provocazione. Poi abbiamo un'intervista esclusiva al Covid-19 che ci spiega le sue ragioni, ci spiega le sue ragioni. Anche un argomento un po' più serioso, cosa resterà di questo 2020, che sappiamo bene cosa ci ha portato. Tanti altri articoli, sempre comunque nel nostro spirito, per far sorridere le persone e i lettori, i VIP, voti, personaggi, aggettivi. Certo, come al solito. Tutto come... Quindi, nelle edicole, quando esce? Esce sabato, questo, okay. In quasi tutte le edicole. Benissimo. Spezzine. Grazie Gianluca. A voi. Ovviamente un bel modo per... leggere in occasione del Natale, dobbiamo stare in casa, quindi un modo anche per essere spiritosi e per leggere qualcosa di simpatico e pungente, come sempre è usanza dello Spezia Confidential. Allora, devo dire riguardo al Picco, no? Diciamo due parole. Infatti ti volevo coinvolgere perché è arrivato un messaggio, sono arrivati due messaggi. Un nostro telespettatore dice novità sul Picco e poi Paolo dice ieri hanno inquadrato la tribuna. Possibile che il sindaco e il presidente erano a distanza di poco e non si sono parlati dello stadio? Ci dice il nostro telespettatore. Enrico, è vero che un incontro del genere non si fa a vedere la partita, però dice, ma come? Erano vicino, possibile che non si siano ancora visti? Che novità ci sono? No, ma il sindaco lo sente, il presidente, non è che non lo sente. Certo, certo. Le decisioni non le prende il presidente, cioè siamo abbastanza chiari. Chi le prende le decisioni? Insomma, i soldi non sono mica del presidente, no? Di Chisoli stai parlando? Parliamo di altre figure che prendono decisioni su... C'è il rischio che si arrivi tardi, Enrico, no? Ma allora, il discorso del tardi è relativo, nel senso che tu basta che hai un progetto esecutivo per la prossima primavera e quindi quando finisce il campionato, se resti in A, cominci i lavori col progetto esecutivo anche solo di una parte dello stadio. Sì. Per dire, ti puoi mettere a fare anche le panchine, no? Ma c'è un progetto esecutivo che in 4 anni prevede di arrivare allo stadio come lo vuole la però Serie A. Però manca una programmazione, mancherebbe. Sì, però allora... No, dico comune... una programmazione di sostenibilità della società certo. Per il futuro. Allora, il Comune, devo dire che ha fatto il passo, cioè ha speso un po' di soldi, non niente di straordinario, però ha speso un po' di soldi per far fare uno studio in proposito. Quindi ne è venuta fuori una cosa che fattibile, meno fattibile a 4 anni, 3 anni, 2 anni a seconda dei soldi, però è un qualcosa di tangibile, cioè non è un disegnetto fatto da me, lo farei così, lo farei cos'ha. Cioè sono studi fatti su quello che si può fare con quello che è l'attuale, considerando gli spazi esterni e tutte queste cose. Perché quando tu aumenti la capienza allo stadio, devi aumentare anche la capienza l'avevamo visto dell'esterno dello però stadio. Eravamo rimasti che si sarebbero visti entro metà dicembre. Allora, il discorso è questo qua. Ora, il sindaco ha fatto il passo perché? Perché se la società decide che lo stadio è comunale, lì non ne vale la pena di metterci dei soldi e che quindi deve essere il comune a trovare le risorse per farlo, sarà il comune a dover trovare attraverso il credito sportivo, la banca finance. Qui, la credit finance, tutto quello che vuoi senza andare nello specifico. Se però il sindaco ha fatto una mossa, però anche il sindaco stesso dice sì va bene, io se lo faccio io comincio con la curva piscina, non comincio con la tribuna, perché una volta fatta la curva piscina poi l'anno dopo se le cose rimangono tali, cioè se lo Spezia continua a essere in Serie A, allora io comincio a fare la tribuna, che però ci vuole alcuni mesi, quindi ci dobbiamo spostare tutti in gradinata, cioè tutta una situazione che se invece lo Spezia decide di fare i lavori che li faccia lui, quindi con i soldi propri, può assolutamente decidere di stravolgere. Nel senso che può benissimo prendere questo progetto e dire va bene, mi sta bene anche a me, oppure non lo prendo questo progetto perché l'hai fatto fare te
Io, se permetti, me lo faccio fare per conto mio, che abbia le stesse caratteristiche, cioè di portare lo stadio a 16.000, ma nei tempi che voglio io, con i soldi miei, eccetera, eccetera, magari facendoci, che ne so, un grattacielo dietro. Faccio un esempio, no? Se si può fare, io devo cercare il modo di fare i soldi con lo stadio, perché lo stadio, senza la possibilità di farci un cito durante la settimana, è un investimento che non ci possiamo permettere in questo momento, se non, e qui torniamo al Volpi prima maniera, se non perché Volpi dice lo faccio perché mi gira di farlo e ci butto 20 milioni perché sono i miei e posso fare quello che mi pare. Ma datosi che Volpi ora ha consiglieri che ne tracciano le linee in tutti gli investimenti che fa, non solo nel calcio, evidentemente, che il calcio è un divertimento, bisogna capire se chi gli traccia le linee è d'accordo sul investire sullo stadio o no. E questo è il passo più difficile. In questo momento il presidente Chisoli sta, secondo me, aspettando che dall'alto gli dia indicazioni su quello che succede dopo. Quindi che si vedranno probabilmente forse questa settimana che viene, non lo so, anche se ormai siamo a Natale, però si vedranno probabilmente, se non i prossimi giorni, magari dopo Natale, comunque si vedranno, però non possiamo pensare che in questo momento Chisoli dia una risposta definitiva, probabilmente andrà a parlare per vedere più dettagliatamente come è fatta come è fatto questo stadio e per chiedere al comune come intende procedere anche dal punto di vista se lo facesse lui e quindi non chiedesse aiuto allo Spezia. Ok. Da questo punto di vista potrebbe essere un'opzione, perché non dimentichiamoci che è vero che ci vogliono tanti soldi, però è vero anche che in tanti altri posti d'Italia gli stadi l'hanno fatti i comuni e continuano a essere stadi comunali. Di stadi di proprietà veri e propri, cioè fatti di sana pianta da una società, in Italia ce ne sono pochissimi. No, non è che ce ne sono già 30 e dici, certo, ma noi non comunque lo facciamo. Noi ci aspettiamo. Perché investire su uno stadio è costoso. Aspettiamo e deve avere del Natale comunque una schiarita. Deve vivere perché 7 giorni su 7, non è che può. Esatto. Allora tu dici, beh, come viviamo il picco? Ci facciamo questo, ci facciamo quell'altro. Cosa ci fai? Devi sfruttare meglio lo spazio, diciamo. Ecco lì la situazione di creare questa, addirittura questo tipo di piazza davanti, deviando il flusso di Viale Fieschi per permettere questa zona davanti alla gradinata per poterla vivere di più. Questi ci sono già delle attività lì, ma rispondendo ai nostri spettatori, novità sullo stadio non ancora, questa è la risposta. No, non ancora, ma okay. Almeno su quello che è stato fatto finora c'è un'illuminazione che si vede come se fossimo di giorno. È bella quell'illuminazione lì, è vero? È sicuramente sì, incredibile, perché eravamo abituati a quella luce soffusa che tutto sommato ha mandato in tilt operatori e anche registi. No, beh, sono i livelli previsti per la Serie A, 1600 lux, quelli lì te li previ, perché loro devono avere quell'illuminazione lì. Ci sono i led in gradinata, alcuni rivolti anche verso la tribuna che ti abbagliano. È vero, è vero. Poi questi giochi che si possono fare all'inizio, vabbè, quelli mi ricordano un po' lo Juventus Stadium, quindi non è che mi stanno un po' qua. Sembrava di essere in una... Stanno un po' qua quelli lì, però vabbè. In una serata di Capodanno. Ultimamente li fanno anche a San Siro, quando siete anche col Milan, quindi mi li aspetto anche, perché piano piano questi LED qua li stanno sostituendo. Domenica ci collegheremo da Milano? Ci sentiamo da San Siro, se mi fanno entrare, non so. Come, non ti fanno entrare? No, non lo so. Hai il doppio passaporto. No. Di Spezzino. Non scherziamo sulle cose serie. Non è quello il concetto. Un articolo sul derby del cuore, no? Cioè, sì. Noi, nel senso, la nostra città, soprattutto quelli della mia generazione, ma anche della vostra, è cresciuta tifando anche una squadra di Serie A, chiaramente, certo. No? E quindi c'è questo contrasto che si vive, che in realtà non è assolutamente vero, perché il cuore è da una parte sola, c'è che è più fortunato che ti allora fa aspetta o l'Inter però c'è anche come chi, me la Sampdoria, c'è anche chi magari allo Spezia non l'è mai voluto vedere e rimane della sua quello è più coerente. Tanti spezzini che conosco che sono juventini, certo, milanisti, però al picco non ci sono quasi mai venuti se non per vedere giusto la Juve quando c'è venuta a giocare e poi basta, cioè quindi non li puoi ritenere nemmeno a metà. No, cioè, chi è sempre venuto da 40 anni a vedere lo Spezia e si simpatizza al Milan, lo Spezia, cioè, lo Spezia, Serie A, comunque dai. Quando c'è Juve Spezia, Milan Spezia,
ti fa solo Spezia, ci mancherebbe anche altro. È chiaro che la squadra della tua città ti dà una cosa diversa. È diverso, io simpatizzo Inter da quando sono nato, ma perché mi piaceva, perché sono un perché a me piace il calcio prima di tutto, quindi io guardo tantissime, simpatizzo anche tantissime altre squadre, non solo l'Inter, quindi perché mi piace magari. A proposito... E da quest'anno ti posso dire una cosa, l'Inter avrà, lo Spezia avrà molti più tifosi, anche se sono simpatizzanti, in giro per il mondo. Vero, verissimo. Perché io li sto già trovando su Twitter alcuni tifosi dello Spezia, di Argentina, Brasile, di qui e di là, perché, perché le partite dello Spezia si vedono in tutto il mondo e c'è già molti tifosi, anche da fuori dall'Italia, che, che dicono che una delle squadre che gioca meglio è lo Spezia, ma si vede. Dice, allora, c'è un nostro telespettatore simpatico che alla fine forse è della generazione di Enrico, e boh, magari il tifoso dell'Inter, dice... a proposito di Inter Spezia, il nostro Giasi mi ricorda anche per l'esultanza di Cagliari un certo Juari. C'era un po' di Juari, ve lo ricordate Juari? Sì, Juari che andava nella bandierina a all'Avellino all'Inter, ha segnato una finale. Juari era molto piccolino, era uno che basava tutto sulla rapidità. Era più... Finale di Coppa Campioni, Porto, Bayern, Monaco, segnò anche lì. Stiamo parlando di un giocatore forte, dovrebbe essere. Gli auguro a Giasi di scatenarsi in questi due anni di Serie A, tre anni, quattro anni, quanti ne farà, di diventare come Juari. Da Juari a Giasi, grazie Enrico Lazzari, grazie a Gianluca Capellazzi, editore dello Spezia Confidential. Noi ci troviamo domenica alle 17.05, eccolo qua Juari. La regia molto tempestiva. Infatti ci ha giocato anche nell'Inter, per quello che il nostro telespettatore ci ha scritto in maniera simpatica queste cose. Ci ritroviamo domenica, poco dopo le 17, poco dopo il triplice fischio finale di Inter Spezia. Qui noi, per voglia di Spezia, vi auguriamo già un sereno Natale, perché il giovedì cadrà sia la vigilia di Natale, il 24, che il 31 per l'ultimo dell'anno, e torneremo... Tanto sanno a casa, scusa. Tanto sanno a casa. Possiamo venire qua il 31. Lockdown, facciamo una festa. No, dai, adesso non esageriamo. Ricordiamoci sempre l'ha presa sul serio, beh, però. Ricordiamoci sempre di santificare le feste, ci mancherebbe altro. Vabbè, 31 quindi, che festa è, dai. San Silvestre. Andiamo in onda il 7. Saremo in onda il 7 per Bologna di Spezia, ma hai deciso te. Saremo, perché sei anche tu il mio compagno d'avventura, anche a Dopo le Aquile, seppur a distanza. Certo. Ci saremo sia domenica che mercoledì, dopo il derbissimo con il Genoa. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.